effetti della legge Severino, perché Silvio Berlusconi, lo sapete, rischia la decadenza da senatore per incandidabilità sopravvenuta proprio per effetto della legge Severino, che rende incandidabili i condannati a oltre 2 anni, e per gli eletti appunto è prevista la decadenza. Il 9 settembre la giunta del Senato per le immunità si pronuncerà sul caso Berlusconi, e intanto appunto si discute anche di alcuni profili di costituzionalità della stessa legge, se applicabile o meno. C'è poi anche il nodo della retroattività della legge Severino. Ma di tutto questo vogliamo parlare con il costituzionalista Giovanni Guzzetta, che abbiamo in linea. Buonasera, professore. Buonasera a voi. Allora, in questi giorni anche sulla carta stampata abbiamo letto varie opinioni. Ci sono ovviamente i difensori della norma, ma ci sono diversi giuristi costituzionalisti che hanno invece avanzato dei dubbi sulla costituzionalità della legge. E anche lei è fra questi, in sostanza. Ha parlato di un possibile ricorso alla Corte Costituzionale nei giorni scorsi, è così? Sì, io ho, diciamo, una serie di dubbi sulla legittimità di questa legge, però se mi permette farei prima Sì. una premessa di metodo, cioè quello che, al di là di quello che pensi io o chiunque altro, mi pare evidente che su questo tema c'è una grossa discussione tra i giuristi. E non è un caso perché siamo in presenza di una novità assoluta. È la prima volta nella storia repubblicana che viene introdotta una legge che estende ai parlamentari l'istituto dell'incandidabilità, è la prima volta che questa legge viene applicata a un parlamentare, non c'è mai stata nessuna pronuncia della Corte Costituzionale, quindi siamo in una situazione in cui c'è un terreno vergine. Allora, al di là delle posizioni di qualcuno, di ciascuno, forse la soluzione di far fare chiarezza su questo punto in una materia così delicata alla Corte Costituzionale potrebbe essere, come dire, una soluzione che accontenta un po' tutti, diciamo, Sì. e che sottrae, come dire, al calore dello scontro politico un tema che invece è molto delicato, perché una volta che noi stabiliamo dei precedenti, poi questa legge in futuro continuerà a essere o potrebbe essere applicata in un altro modo. Certo. Questa è la premessa, Sì. diciamo, di Sì, metodo. sì, sì. Sul merito, io vedo vari profili dubbi di questa legge. L'incandidabilità non è in quanto tale prevista in Costituzione per i parlamentari, mentre è prevista esclusivamente l'ineleggibilità e l'incompatibilità, quindi si tratta di vedere in che misura l'incandidabilità può essere compatibile col quadro costituzionale già come istituto in sé. Poi ci sono due profili specifici. Il primo riguarda la questione della retroattività. Allora, noi siamo in presenza di una legge che stabilisce delle conseguenze certamente negative, difficile negarlo, per chi sia stato condannato. Ora, tutto il dibattito è su che tipo di conseguenza sfavorevole sia questa, se sia una sanzione di tipo penale, se sia una sanzione di tipo amministrativo, se addirittura non sia una sanzione ma sia semplicemente il venir meno di un requisito di eleggibilità. Quale che sia la ricostruzione, però non v'è dubbio che, diciamo, la vicenda produce degli effetti negativi sulla condizione del parlamentare che rischia di decadere. Da questo punto di vista, il mio dubbio diciamo, di legittimità sta nel fatto che sia la Corte Costituzionale, ma soprattutto la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, lasciando perdere gli aspetti formalistici della qualificazione, ha una giurisprudenza abbastanza solida ormai, che sostanzialmente dice che non è ammissibile che una conseguenza afflittiva molto negativa sia fatta, come dire, sia rivolta a qualcuno per un fatto che è stato commesso prima dell'entrata in vigore della norma che la prevede. E quindi io penso che alla luce della Costituzione, ma soprattutto alla luce della Convenzione europea, qualora non si ritenga questa una sanzione di carattere penale, si tratta di una norma che produce degli effetti afflittivi rispetto a fatti che sono stati commessi prima della sua entrata in vigore.
È vero che la sentenza è successiva, ma la sentenza ovviamente non esisterebbe se non ci fossero quei fatti. E quindi è evidente che la norma, diciamo, acquista valore proprio con riferimento a quei fatti. La sentenza non fa che accertare quei fatti, ma i fatti sono senza dubbio precedenti all'entrata in vigore Sì. della norma. Questo è il primo profilo, una retroattività che è illegittima ai sensi della Costituzione, sicuramente se non la consideriamo una norma penale. Ma ai sensi della Convenzione, a mio modo di vedere, anche se non la consideriamo una norma penale in senso stretto, una sanzione penale in senso stretto. L'altro profilo riguarda la proporzionalità degli effetti della legge Severino. Sia la Corte Costituzionale italiana che la Corte europea dei diritti dell'uomo affermano che il diritto ad essere eletti, a concorrere alle elezioni ad essere eletti, è un diritto fondamentale, cioè si fonda su un principio fondamentale, che quindi le limitazioni debbono essere specifiche, debbono essere proporzionate. Ora qui noi ci troviamo di fronte a una legge che sulla base del presupposto degli anni di condanna, quindi indipendentemente dal tipo di reato, che può essere dall'associazione mafiosa alla malversazione fino appunto a un caso di evasione fiscale, Sì. facendo di tutta un'erba un fascio, stabilisce una conseguenza che è uguale per tutte le Per i tipologie. condannati a oltre 2 anni. Esatto. E indipendentemente dal tipo di reato commesso. Ora, siccome, e questo diciamo già fa venire qualche sospetto, anche perché le conseguenze, cioè la sanzione o comunque la conseguenza della condanna alla luce della Severina, è una conseguenza molto grave, perché si è banditi dalla vita politica, nel senso che non si può partecipare a nessuna elezione dal Consiglio circoscrizionale fino al Parlamento europeo, non si può essere nominati Presidente del Consiglio, non può essere, si può essere nominati Primi Ministri, per un tempo che è un tempo relativamente lungo, perché 6 anni almeno, così dice la legge, significa potenzialmente 2 legislature, perché le elezioni si svolgono ovviamente, se non ci sono scioglimenti anticipati, ogni 5 anni. Quindi noi abbiamo una conseguenza estremamente grave sulla premessa di una definizione molto generica delle condizioni, cioè molto più che generica, come dire, poco articolata, ecco. Cioè, ci sono Sì. tante tipologie di reato. Ora, siccome la perdita, diciamo sì, dell'elettorato passivo viene giustificata dalla Corte Costituzionale e dalla Corte Europea con riferimento al fatto che il comportamento che ha dato luogo alla perdita dell'elettorato passivo ha, come dire, degli effetti in termini di rispetto, diciamo così, dei valori fondanti della vita democratica. Non distinguere tra tipi di reato, tra reati più gravi rispetto all'ordinato vivere democratico, all'ordinata vita politica, e altri tipi di reati che possono essere altrettanto gravi, ma che non hanno una diretta connessione con la vita democratica, secondo me, rende questa norma sproporzionata, irragionevole e quindi illegittima. Anche se appunto c'è qualcuno fra i suoi colleghi costituzionalisti, quindi, che dice che in realtà appunto non si tratta di una sanzione aggiuntiva, ma di un criterio su cui si fonda l'eleggibilità di un cittadino. Ma insomma, vabbè, questo Sì, ma ovviamente comunque, sono punti. anche se noi la consideriamo un criterio, comunque l'effetto è che L'effetto del. Sì, non si sì, sì. può essere membro del Parlamento, membro dei consigli circoscrizionali, membro del sindaco, presidente di provincia, presidente di regione, parlamentare europeo, ministro. Cioè, le conseguenze sono quelle, poi le possiamo chiamare sanzioni, le possiamo chiamare qualificazioni, ma sono certamente delle conseguenze che incidono sul diritto fondamentale ad essere eletti. Tra l'altro c'è un altro argomento interessante della Corte europea dei diritti dell'uomo, la quale ammette che ci possono essere limiti, ovviamente, però sottolinea anche il fatto che si debba considerare la circostanza che togliendo l'elettorato passivo a qualcuno, indirettamente si impedisce ai cittadini di poterlo votare e quindi in qualche modo l'effetto non è solo su colui che decade, ma è anche su tutti i cittadini che come dire, lo considerano un punto di riferimento politico. A Questo già. qualcuno che però, appunto, precisiamo, è stato condannato a oltre Sì, 2 anni, non ma è a questo qualcuno così per non caso, c'è dubbio, insomma. non c'è dubbio. Infatti, il problema è Sì. esattamente Sì. questo, se quella condanna a 2 anni sia sufficiente per determinare tutte queste conseguenze, oppure considerando anche, come lei sa, che
Nel nostro ordinamento esiste invece una pena accessoria che si chiama interdizione dai pubblici uffici, che ha l'effetto di produrre la perdita dei diritti politici che è già prevista dall'ordinamento. Quindi noi Certo. saremmo in presenza di una circostanza che si aggiunge a quelle che già ci sono. Sì, certo. Sì, certo. Fra l'altro, Nicola.